È stata la parlamentare europea Simona Bonafè a chiudere il ciclo delle conferenze I protagonisti dell'educazione civica, gli appuntamenti mensili per gli studenti organizzati dall'associazione Trastevere d'Arno con il patrocinio dell'ufficio scolastico territoriale. Per me è davvero un onore, un grande piacere essere qui. L'Europa è il futuro dei giovani e quindi è giusto, è bello e sono contenta che ci sia questo progetto che li fa entrare un po' più a conoscere che cos'è l'Europa, che cosa fa l'Europa per cambiare le loro vite e che cosa dovrebbe fare in futuro l'Europa, perché l'Europa è un progetto che è ancora incompiuto, ancora c'è tanto da fare e quindi bene che i ragazzi lo sentano proprio e che attraverso anche queste lezioni possano capire meglio che l'Europa è il contesto nel quale si troveranno a vivere nei prossimi anni. Anche l'ultimo degli 8 appuntamenti andrà in onda sulla nostra emittente. D'accordo con il provveditorato, al quale ovviamente ha detto il Curtolo in modo particolare, che il provveditore va al nostro ringraziamento, questa associazione ha organizzato 8 lezioni, così si dice, di educazione civica in 8 scuole superiori della provincia d'Arezzo. Oggi è Dulcis in Fundo e se un po' di interesse mi pare che questa iniziativa l'abbia suscitato, hai visto mai che grazie ai preside del liceo scientifico, professoressa Cicalini, di tutti i presidi, ma cito quelli che si sono più dati da fare, Gatteschi, del liceo Colonna, alla professoressa Nannini, l'ho detti tutti, l'anno prossimo speriamo di ripetere questa esperienza. Noi abbiamo bisogno di formare ragazzi perché la politica ha bisogno di persone che si appassionino al bene comune, anche attraverso la conoscenza.